Questo è il babà al mojito, sempre di Cannavacciuolo. Molto interessante. L'aspetto, diciamo che esteticamente non sembra bellissimo, perché sembra, vedete. Però a noi non interessa adesso l'aspetto estetico, ma quanto il gusto. Esteticamente la confezione sembra tipo la passata di pomodoro. Sì, diciamo che sì, non è delle migliori la Era presentazione. sotto vuoto. Ok, ed è anche possibile incorrere a questo inconveniente, quindi Quindi, attenzione ad se lo aprirlo. dovesse comprare, basta tirare questa linguetta che non c'era scritto nelle istruzioni. Ma ne facciamo da cavia per voi. Il gusto, non lo so, però l'odore, senti, di No, beh, l'odore è già, alcol. esatto, già sta recuperando, Di alcol. perché... Magari adesso non so se c'è una da lasciarlo a riposo per qualche minuto, qualche ora, qualche decennio. Proviamo a lasciarlo a riposo qualche minuto. Questo secondo Potrebbe me. esserci. Vediamo se Ah, ma scende. dici che scende così. Non lo so, stavo provando, ma non. Questo è un Proviamo esperimento. a tirare fuori il bicchierino. Oh. Ma... Questo sembra tutto appiccicato. Esatto. C'è Non qualcosa che... lo so, cioè. Cosa sta succedendo? Lo Oh, so. babà. Sì, no, no, non si stacca molto, sto babà. Vabbè, probabilmente Niente. si Si è mangia. rotto il babà. Proviamo ad assaggiarlo così. Va bene. Allora, te ne do un pezzettino. Va bene, grazie. Allora, diciamo che già tagliarlo si fa un po' più di fatica rispetto al panettone, quindi sembra un pochino più duro. Quindi esordio Sì, problematico. l'esordio è stato un pochino problematico. Vediamo com'è l'assaggio. Assaggiamo il sapore. Così. A te ricorda il gusto del mojito? No. Nemmeno a me. Cioè, diciamo che sembra un buon babà, magari con un leggero gusto differente, che magari non è proprio rum da solo, forse c'è un piccolo sentore, ma ne vuoi qualcos'altro, ma in realtà sembra un babà normalissimo. Esatto, babà. Babà classico, il gusto mojito non si sente. No, Buono, eh? no, un buon babà, ma un babà. Quindi... Sì, cioè nel senso non. Esatto, Rimane un buon babà. non è al mojito. No. Diciamo che è un babà bello carico. Che se mangi tutta sta roba qui tu sei ubriaco fradicio. Però è un bel. Un po' un dolce. Niente, sì. Buon dolce, sicuramente un po' deludente rispetto appunto al panettone, perché in questo caso c'era questa premessa del mojito che secondo me era una cosa molto carina, un'ottima idea, peccato che non si senta. Esatto, allora, noi Quindi... abbiamo comprato questo prodotto per appunto sentire il gusto del babà, sentire se ci fosse appunto questo sentore, questo ricordo, quindi cosa cambiasse da un normale dolce napoletano. In realtà, ad oggi, almeno in questo prodotto, non abbiamo sentito nessuna differenza, quindi. Esatto, poteva essere un'ottima idea, L'idea era sì, interessante. assolutamente, no, no, ma quello... La realizzazione, diciamo, ci ha lasciato un po' delusi, non tanto per la qualità delle materie prime, che si sente buona, un buon babà, bello morbido, non è asciutto, quindi è venuto la confezione anche figa che la apri, ti cade per terra, però tutto l'insieme rimane un buon babà. Esatto, no, no, babà buonissimo, non è un babà al mojito e quindi ti scende una lacrimuccia un po' per quello, perché speravi di mangiare un babà al mojito, invece è un Invece è un babà babà normale, buono, buono, un babà normale, ecco. Quindi vale l'acquisto? eh. No, in questo Neanche secondo caso me, in questo caso, secondo noi, non merita di essere acquistata. A differenza del panettone del video precedente, guardatevelo e assaggiate il panettone perché è che è ottimo buono, davvero, questo babà non merita l'acquisto. il babà Cioè, no. è un babà che potreste prendere in qualsiasi pasticceria normale. Esatto. Saluto.